cimitero monumentale di Staglieno è un museo a cielo aperto. Ci sorprende nelle gallerie, nei porticati, nel boschetto irregolare dove il connubio tra arte e natura è davvero sorprendente. Siamo nel porticato superiore a Levante e avviciniamo la tomba Montanari. Protagonista, come spesso accade a Staglieno, è una donna descritta attraverso tanti particolari, ma da essa traspare questo senso della memoria, custodisce e alimenta la fiamma, è obbediente alla sua religione. Quest'opera è grande perché lo scultore partecipa emotivamente all'opera, all'atto eseguito. Ascolta, sono Sara. Voglio raccontarti la mia vita. So che mi è rimasto poco tempo. Sono la più giovane di 8 figli, nata in Polonia, 1892. Nella prima guerra mondiale mia madre decise di mandarmi in Germania dalla famiglia di mio fratello maggiore. E io ho conosciuto bene. Ci rivedemmo spesso, ci innamorammo e decidemmo di sposarci. Ad Amburgo avviammo un'impresa di commercio di vino tutta nostra. Nacque la nostra prima figlia, la seconda. Tra me e Ben non c'era mai un contrasto, era una bella vita. Ma all'improvviso tutto cambiò. Nell'ottobre del 1938, quando Ben fu arrestato insieme ad altri ebrei polacchi. Allora, iniziai a scrivere ogni settimana lettere alla Gestapo e a presentarmi sempre più spesso al loro quartier generale. Minacciavano di arrestarmi, ma non mi importava. Parola senza rimpianti né rabbia, senza rimproveri. Io mi ero semplicemente arresa.